Salve a tutti. Strano inizio per un Brevigilius, perché non c'è il solito rumore iniziale. Perché direi che il silenzio in questa meno prima parte del video è particolarmente indicato. Non sono ancora riuscito a regolare come voglio le luci, infatti adesso sto usando solo la luce naturale e il lumino da morto. Sì, una mia collega mi ha fatto notare che la lampada di sale tanto agognata, che tanto per me faceva youtuber, in realtà assomiglia a un lumino da morto, con sempre Platone da quella parte. Mi sa che devo trovare un altro sistema di illuminazione. Sono passato da una camera studio, diciamo così, scurissimo, in cui bisognava mettere luce da tutte le parti per illuminare, a questa invece che è chiarissima. Forse ho fatto il salto troppo da un estremo all'altro, salto che tra l'altro io noto anche dal punto di vista acustico. Era una stanza piena zeppa di tutto, con addirittura la moquette, e quindi era tutto bello vattato. Praticamente avevo quelle che si chiamano le bass trap, music trap, insomma, si sa che nelle sale di incisione sono insonorizzati in una maniera tale che l'ambiente sia più neutro possibile, perché le onde sonore vengono tutte assorbite. Avevo addirittura la carta da parati, quindi, che assorbiva anche quello. E invece sono passato all'esatto, anche qui opposto, perché ho praticamente un armadio liscio. Non so se vi ricordate, una volta da questo lato c'era il mitico comodino con sopra l'amplificatore. A proposito, non ho più il Black Star venduto, e a chi avevo detto la volta precedente, si sta divertendo lui, sono contento. Non ho più la moquette, ma ho un pavimento, diciamo, in gres, mi sembra. E questo secondo me ha cambiato totalmente, e non poteva che essere così, l'acustica della stanza, che secondo me risulta molto più dura e più riflettente. Naturalmente ho riciclato un tappeto e ce l'ho sotto, ma un conto era avere la moquette, cioè praticamente tutto, e un conto avere solo un tappeto. Infatti sto guardando per mettere altri tappeti, la moglie non è molto d'accordo, perché io vorrei metterli giù anche tutti diversi. Mi ha guardato stranissimo, temo che lei abbia ragione. Ma torniamo al lumino da morto. È notizia purtroppo di pochissimi giorni fa, da quando giro questo video, che è morta Tina Turner. Ragazzi, ormai è uno stillicidio. Per me Tina Turner era un po' l'equivalente di Freddie Mercury al femminile, cioè veramente una voce incredibile, sicuramente non con la stessa estensione vocale di Freddie Mercury, ma soprattutto una presenza scenica devastante, cioè quando lei entrava sul palco c'era lei e basta. Tra l'altro, questa donna così importante, diciamo, nella storia della musica, che in fondo dalla musica ha avuto molto, dalla vita così sfortunata, dalle molestie prima da parte del marito, il figlio suicida. Teniamo presente che Tina Turner ha vissuto in un periodo in cui addirittura esisteva ancora la segregazione razziale, dove doveva cantare e suonare per locali solo per neri, cioè veramente ha attraversato un pezzo di storia del Novecento particolarmente tribolato per quelli della sua generazione, ma dire anche di quelli della sua, non voglio usare la parola razza, diciamo etnia, ma non c'entra niente. E quindi, come, esattamente come è successo con Freddie Mercury, avrò un grosso problema d'ora in avanti ad ascoltarla e anche a vederla. Io sinceramente, da quando è morto Freddie Mercury, io ero un grande appassionato dei Queen, sono un grande appassionato dei Queen e delle chitarre di Brian May, che secondo me è uno dei chitarristi più geniali e di buon gusto che il rock abbia mai avuto. Tra l'altro non solo chitarrista, sapete che anche astrofisico, l'ultima sonda che è in giro nello spazio ha concorso addirittura lui a farla. Faccio veramente fatica a riascoltare i brani di Queen, la sua voce, e soprattutto vederlo in video, perché per me Freddie Mercury era l'emblema della vitalità, cioè sul palco lui era una cosa incredibile. E lo stesso al femminile era per Tina Turner. Io non ho mai preso un disco di Tina Turner, io non è che ascolti Tina Turner come se fosse la mia prima scelta, però
gli ho sempre riconosciuto una capacità live e una presenza scenica veramente allucinante. Era praticamente impossibile stare fermi vedendo questa donna che veramente sul palco era un animale da palcoscenico, mi ha detto nel senso buono. Mi ricordo che c'era un video dove lei, ormai ultra sessantenne, su quei palchi di 200 metri, se lo faceva di corsa avanti e indietro 3 o 4 volte dopo 2 ore di concerto, proprio non si risparmiava mai. Mi ricordo un altro video dove scende da una limousine e si fa tutto il tragitto praticamente dall'entrata del teatro fino al teatro. Salutando la gente, passando in fianco e salendo sul palco, forse era Simply the Best. Veramente un carisma, ecco, la parola giusta è questa: un carisma più unico che raro, direi unico, perché io onestamente un'altra donna nell'ambito rock che abbia questo carisma non riesco a ricordarla. Tra l'altro, io sarà anche l'età che passa. Per assurdo ho sempre preferito la signora Tina Turner, cioè quando era un po' più in là con gli anni, che la giovane Tina Turner. No, non lo so, forse questo è dovuto al fatto che invecchiando anch'io apprezzo di più le cose che sono venute avanti con me nell'età. Veramente, secondo me, una perdita anche questa per la musica totale. Tenete presente che io non mi sono ancora riavuto dalla morte di Jeff Beck. Assolutamente improvvisa. Se Tina Turner è morta di tumore, si sapeva che era malata, era solo questione di tempo. Che un genio alieno assoluto come Jeff Beck riesca a morire in meno di una settimana a causa di una meningite batterica, veramente è una cosa che lascia basiti, della serie che oggi ci sei, domani non si sa. È veramente incredibile. E anche qui, come farò io a riascoltare Jeff Beck? Cioè, quello con la chitarra ci parlava, non la suonava, glielo riconoscono tutti, persino Jimi Hendrix. Teniamo presente che Jeff Beck è il padre veramente della chitarra elettrica, probabilmente, datemi dell'eretico, ma ancor più di Jimi Hendrix, ancor più di Edward Van Halen. Tutte persone che ormai non ci sono più. Allora, io ho una certa età e non sono così stupido da credere che questa gente sia immortale, sia ben chiaro, però sta veramente cadendo come mosche, anche vicini nel tempo. Stamattina mi alzo, la prima notizia che leggo è che è morto Alan White, il batterista degli Yes, ma porca di quella, anche lui. Io sono anche un fan sfegatato del prog, soprattutto quello della PFM per quanto riguarda l'Italia, di Emerson, Lake & Palmer e gli Yes. Io gli Yes Songs, il triplo live, me lo sono mangiato, divorato, ascoltato migliaia di volte. Penso che quando a Close to the Edge, quando penso che dei ragazzi di poco più di 20 anni hanno tirato insieme in 6 mesi o poco più una roba come Close to the Edge, io non riesco a capire veramente come sia possibile. Quindi, delle perdite così totali, così importanti, in un arco di così poco tempo, onestamente, sto facendo molta fatica a metabolizzarli. Io lo so, la vita va avanti, verrà anche il mio momento, non c'è nessun tipo di problema. Però tu capisci veramente che il mondo cambia quando tutto ciò che ti ha portato fino qua intorno a te muore o sta morendo. Lo accetti con la ragione, vabbè, sono laureato in filosofia, non potrei far diverso, però umanamente, psicologicamente è dura da mandare giù. Io mi ricordo anche quando morì Richard Wright, il tastierista dei Pink Floyd, una botta clamorosa, forse ancora più di John Lord. Forse lì ero più preparato perché sapevo che era scomparso dalle scene, che era appunto malato. Ma perdite totali, sono come se morissero i compagni di scuola, della serie, quelli che ti hanno accompagnato nel cammino della tua vita e che ti hanno aiutato, e se non ti hanno aiutato, hanno contribuito in maniera determinante a farti crescere. Mentre stavo montando il video, mi sono accorto di aver fatto un'incredibile dimenticanza. Quanti di voi sanno che i Deep Purple hanno suonato
una cover di River Deep Mountain High di Tina Turner? Incredibile! Siamo nel secondo disco di Deep Purple, quando ancora loro stavano cercando la loro strada, e per giustificare una delle loro lunghissime introduzioni, alla fine attaccarono appunto questo brano di Tina Turner, una versione lisergica, molto, molto psichedelica. Però persino loro, in un certo senso, già omaggiavano Tina Turner, e stiamo parlando del 68-69 del secolo scorso, eh. E come se non bastasse, c'è stata anche l'alluvione in Emilia-Romagna. Io non faccio ancora fatica a distinguere Emilia dalla Romagna, no, è più verso la Romagna. Quando cadono 450 mm di pioggia in 2 giorni è il diluvio universale, punto e a capo. Poi potremmo dire che certe cose potevano essere fatte meglio. Nel 2016 sono stato allagato anch'io, non a quei livelli, sia ben chiaro, anch'io ho avuto i miei bei danni. Ed erano caduti in fondo solo 100 mm di pioggia e mi sono trovato 1,5 metri di acqua in taverna e una spanna in casa. 100 mm, 450 mm vuol dire 4 volte. Vuol dire che anch'io, se fosse piovuto così, sarei stato sul tetto e non sarebbe bastato. Perché parlo di questo fatto? Perché quando successe a me ci furono delle persone che mi furono molto vicine anche dal punto di vista proprio materiale, vorrei dire. Uno di questi addirittura poi sono riuscito a conoscerlo. E infatti quando è successo il primo disastro, ho mandato un messaggio preoccupato a questa persona, Chicco. Perché io ho i suoi pedali, tra cui il mitico Gurus Double Decker, che rimane secondo me uno dei pedali più belli in assoluto per suonare. Punto. Ho anche l'Echo Sax, proprio grazie a lui. E mi ricordo che sulla scatola c'era scritto Faenza, e Faenza era una delle zone colpite particolarmente violentemente dalla prima ondata. E allora tramite probabilmente ho anche il numero di telefono, però la preoccupazione è se capita qualcosa vado a rompergli le scatole col telefono. E gli ho mandato un messaggio tramite Facebook e mi ha risposto e mi ha detto: sì, guarda, avevo un laboratorio a Faenza, adesso non l'ho più lì perché abito a Forlì e quindi sono stato fortunato. La cosa la conosco, ma non mi ha toccato direttamente. Dopodiché arriva la seconda ondata di maltempo e stavolta Forlì l'hanno presa in pieno le alluvioni. Guardate che i numeri sono clamorosi, eh. Quando io spiego a scuola l'alluvione del Polesine, faccio vedere qualche immagine, la gente stenta a crederlo, secondo me qui siamo se non a quei livelli anche peggio. E questo per dire che forse la gente dovrebbe avere più memoria. Io studiavo alle elementari che la pianura padana è una pianura alluvionale perché si è formata attraverso le alluvioni. Quindi è chiaro che lì purtroppo la storia ci ha insegnato che. E gli ho mandato un altro messaggio e ha risposto, ma molto meno velocemente rispetto alla prima volta, direi a distanza di un giorno e mezzo. E questa volta le notizie erano meno positive perché Forlì sappiamo tutti che è finita sott'acqua e stavolta ha beccato in pieno anche lui, il quale mi diceva appunto che tra l'altro non avevano la corrente elettrica e non avevano neanche i telefoni. Se penso alle immagini della gente sui tetti che urlava aiuto perché non andavano i telefoni, non c'era elettricità, non si riusciva neanche a chiedere aiuto e bisognava urlare, sono cose che fanno accapponare la pelle. Tra l'altro sono rimasti, che io sappia, a Forlì, non lo so, ma più di una settimana, anzi qualche zona ancora adesso è senza corrente elettrica. Pensate voi vivere in una situazione del genere senza corrente elettrica, con l'acqua che sembra che non stia neanche defluendo con la velocità. Con il bestiame che sta morendo di sete, è incredibile, sono ricoperti d'acqua e sta morendo di sete, e con i geologi che dicono che tutta quell'acqua non è arrivata comunque alle falde acquifere, quindi avremo anche la siccità che sembra proprio tutto. Vabbè.
Tutto questo per dire che cosa? Solidarietà piena chiaramente a Chicco, la sua famiglia che per fortuna comunque so che sta bene, e, diciamo fisicamente, queste cose psicologicamente non passano mai. Io sono stato alluvionato in modo ridicolo confronto a questo nel 2016, ancora passo la vita a guardare il radar meteo per vedere dove gira il tempo, perché l'altro giorno c'è stata una bomba d'acqua anche qui a Bergamo. Però diciamo che a parte allagare i campi e una spanna d'acqua sulle strade, per fortuna è durato poco ed è andata via. Ho ripreso l'immagine che aveva messo Chicco su Instagram, che tra l'altro era una chitarra piena di fango, l'ho messa su Facebook. La cosa che mi ha stupito sono i pochi like. Allora, io non faccio queste cose per avere i like. Sì. Ma perché per me in quella situazione il like era una sorta di solidarietà nei suoi confronti. E così scopro che se faccio l'imbecille e metto un foglio con su scritto Marshall su un armadio, ottengo 50 like, dico per dire, quando parlo di una cosa seria i like scompaiono, non arrivano neanche a 20 delle volte. E questo mi fa pensare che, ok, i social non sono cose probabilmente per parlare di cose tristi, ma sono cose secondo me anche che dovrebbero vivere nella realtà, non solo virtualmente. Io i veri amici, tra virgolette, che mi sono fatto attraverso i social, con i quali condivido, diciamo così, del tempo, delle idee e anche il suonare. Molti di questi poi li ho incontrati realmente, altri sicuramente li incontrerò, prima o poi passerò la vicenda di Jan Shepard, che ci sono passato in fianco, poi è morto, non sono riuscito a conoscerlo, mi è rimasta qui, quindi prima o poi il Malmsteen torinese, i Malmsteen torinesi, sto pensando Alex e Luca, in qualche modo riuscirò ad incontrarli, anche il Valerio, Valerio, non lo so, quello di Salerno, che però vive in Inghilterra. In qualche modo, lui interista, io milanista, lì l'incontro sarà complicato. Comunque, in qualche modo riuscirò ad incontrarlo, perché secondo me i social, sì, hanno ragione di esistere, però io sono un boomer. Io le persone, se riesco, le voglio ancora incontrare di persona, perché è chiaro, perché è un'altra cosa. Cambio di posizione. Questa è la posizione, diciamo, del lavoro. Incredibilmente, mi è aperta questa finestra giusto stamattina tra tutte le verifiche da correggere, ne manca solo una e vai. E vabbè, dopo ci sono discutiti gli esami di Stato. Vabbè, comunque, sono riuscito, per vostra sfortuna, a fare questo video. Sto guardando che forse la lampada di sale starebbe meglio qui. Peccato che non abbia più mezzo spazio sulla scrivania, dovevo comprarla più grossa, poi alla fine ho montato questa e ci penserò. C'è una cosa che dovreste notare sulla scrivania, totalmente nuova, veramente non è nuova, ce l'ho da quasi 2 anni, anzi forse anche da più di 2 anni, mi sono proprio dimenticato, che è questo, il Torpedo Captor X. Io avevo il Torpedo Captor, quello normale, l'ho cambiato appunto per prendere l'X che aveva tutto insieme. Ho fatto una volta un video come attenuatore ed era una grossa delusione, ma in realtà non è fatto proprio per funzionare come attenuazione, perché per cui era full o era metà o era praticamente che non lo sentivi. Però non l'ho mai provato dal punto di vista della simulazione delle casse, cioè attaccare il Marshall al Captor X, che me lo silenzia perché è anche un attenuatore appunto di potenza, e dopodiché da questo andare nella scheda audio per registrare. Perché? Uno, perché sono pigro; due, continua a frullarmi questa idea per la testa, ma alla fine veramente conviene fare una cosa del genere. Ho anche la Keystone, esistono i plugin. Ha senso tirare in ballo tutto questo ambaradan per avere oggi, 2023, il suono della chitarra per registrare sulle basi, anche ammesso che suoni meglio? Suona veramente così meglio da giustificare tutta la fatica di
staccare la cassa, attaccarla qui, prendere un altro cavo, attaccare la scheda audio, attaccare la corrente, aprire il software, aprire io uso Reaper, aprire una sessione di registrazione. No, io volevo una cosa molto più easy, molto più plugin, chitarra, cavo, qualcosa, scheda audio e registro. Potrei anche toglierlo, quel qualcosa, perché perché volendo entro diretto nella scheda audio e con un plugin io posso fare qualsiasi registrazione. Ne vale la pena? Questa è una bella domanda, perché io che sono un fautore dell'analogico e del digitale che possono tranquillamente convivere e che probabilmente l'ibrido analogico digitale o viceversa è probabilmente in questo momento la soluzione migliore, io però sono un boomer, se tanto per cambiare. Cosa vuol dire? Vuol dire che un conto è sentirlo lì e un conto è sentirlo dai monitor. Tenete presente che il video che ho fatto la volta scorsa, spoilerando, non ho usato quello, ho usato semplicemente un plugin. Nonostante tutto, secondo me veniva fuori un suono della Madonna. Anche perché io mi domando, ho la fortuna di poter, diciamo, utilizzare certi volumi. Quando io ho fatto la registrazione dell'ultimo video, da quei monitor usciva il volume uguale, se non addirittura più forte di quello. E allora mi chiedo, ma veramente ha senso prendere un attenuatore, simulatore di cassa e andare dentro la scheda audio? Non è un doppione dall'HX Stomp? Sì, è vero, con l'HX Stomp è tutto modellato, mentre qui avrei solo un amplificatore, il mio, qui dentro. È una domanda che mi sto ponendo da un po' di tempo. Perché? Cioè, se lo accendo una volta, lo uso così, una volta ogni due anni, non ha senso. Alla fine forse mi serve qualcosa di molto meno pretenzioso, perderò qualcosa in qualità? Boh, io non è che sia poi così convinto che suonare attraverso la Key Stomp o il VST si perda molto in qualità. Adesso partono tutti quelli che mi dicono ma si sente sotto le dita, manca la dinamica. Ma porco cane, nel video dell'ultima volta c'era una dinamica pazzesca per me e io sotto le dita non sentivo proprio nessun tipo di differenza, anzi era ancora più difficile suonare, perché avendo tolto gain mi ritrovo esattamente nella situazione di un ampli con poco gain, cioè le note non stavano su da sole. Quello era più facile da suonare per certi aspetti, soprattutto se lo spingi, perché comprime e t'aiuta. Oddio, se spingevo anche questo aiutava e comprimeva. E alla fine penso anche all'amico Angelo che mi diceva che quella chitarra da 100 euro con i pick up originali, tranne uno che l'ho pagato 20 euro, che mi diceva che aveva molto twang. Io pensavo che il twang stesse nella chitarra e lui mi fa: guarda che potrebbe essere anche l'amplificatore. Io comincio a pensare invece che sia anche l'accordatura mezzo tono sotto che la fa suonare in una maniera totalmente diversa. Io comincio ad arrivare alla conclusione che la vera differenza, se c'è, la fanno i decibel. Cosa vuol dire la fanno i decibel? Vuol dire che se tiri il collo a quello suona in un modo, se tiri il collo ai monitor e al VST è un altro suono. Perché è chiaro che se io, che ne so, suono al mattino presto, la sera, con la moglie, in casa, se io devo tenere il volume di questo, della scheda audio, dei monitor, per quanto alti, diciamo, a un livello che si riesca ancora a parlare senza diventare sordi, il suono ne soffre, c'è poco da fare. Se io tiro il collo invece anche in monitor, cioè insomma se do decibel, se do volumi, escono i bassi, esce il sustain, esce veramente tutto. E allora secondo me la vera discriminante, soprattutto per uno che ha avuto la fortuna di vivere un'epoca in cui gli amplificatori si potevano tirare,
anche se praticamente non ho quasi mai raggiunto neanche la metà, forse ore 10-11 live, forse la differenza sta tutta lì, nel senso che i decibel quelli li fa l'aria che si sposta e c'è poco da fare. Se tu sei abituato a quel suono bello fatto dall'aria che si sposta, ti adatti a tutto. A me piacciono i plugin, hanno una migliaia di possibilità, posso fare cose che non potrei mai fare con quello, o comunque con molto più casino, alimentatori, cavetti, pedali e via dicendo. E i decibel secondo me veramente fanno la differenza. Adesso faccio un piccolo test, non voglio ingannare nessuno assolutamente, lo faccio più per me, per cercare di capire se le soluzioni che posso adottare sono veramente così diverse come possono essere il giorno e la notte, oppure se posso anche accontentarmi di un pizzico di qualità in meno ma molta comodità in più. Thank you.
Ed eccoci giunti, per fortuna per voi, alla conclusione. Mi sono dovuto segnare sul tablet la sequenza perché sono sicuro che da più un mese non sarei in grado neppure io di distinguerli. Ripeto, il tentativo di capire se soluzioni di fortuna possono comunque essere gradevoli dal punto di vista sonoro. Allora, il primo suono che avete sentito è un plugin della Universal Audio, quello di Rabea Massad, che mi è arrivata un'offerta per pagarlo la metà e l'ho preso. Se devo essere sincero, mi piace veramente, ma veramente tanto come suona. Ha anche dei preset, secondo me, usabili, vabbè, ne ha centinaia, io ne ho beccati uno o due così a caso, ce ne sono anche una marea che non servono a niente. Comunque a me è sembrato parecchio convincente, se ci fanno i dischi con queste cose un motivo ci sarà. Il secondo suono invece che avete sentito è la JCM 800 nuda e cruda, così come si sente nella stanza, tra l'altro nella modalità tutta valvolare, anche se io per memoria acustica mi trovo più a mio agio con quella a diodi, però quella che avete sentito è la modalità appunto tutta valvolare, che tra l'altro ha i due volumi completamente a cannone, non il master chiaramente, perché sennò non sarei qui a raccontarlo. Il terzo suono che avete sentito invece è un preset di Marco Fanton dell'HX Stomp, ma è un VXT anche questo, un plugin, perché praticamente è native e quindi è dentro, diciamo, nel computer. Native avrebbe un grande grosso difetto, che è quello che non ha un'applicazione stand alone, cioè bisogna sempre aprire la DAW e poi inserirlo come appunto plugin, anche se ho trovato un workaround per cui io riesco a utilizzare Native anche se come VST2, non capisco quale sia la differenza, e quindi lo uso appunto standalone, che comunque è una grande comodità. Ho preso il preset, ho regolato il volume, ho spostato, mi sembra, il presence leggermente indietro, ma per il resto è il preset, ripeto, di Marco Fanton con il suo IR. L'ultimo invece che avete sentito è sempre la JCM 800 con gli stessi volumi praticamente di quando era nuda e cruda, però passata attraverso il Captor IS. C'è veramente differenza? Non lo so, me lo direte voi. Lì ho commesso un piccolo errore perché non ho imparato ancora a usarlo, il Captor IS, il software, nel senso che la prima cassa che mi è stata proposta ho usato quella, e la differenza è che è una 4x12, mentre quella che ho io è una 2x12, quindi c'è sicuramente una sovrabbondanza di bassi notevole. Mi ripeto, vale la pena tirare insieme tutto questo ambaradan di fili per avere il calore delle valvole? Non è che un VST qualsiasi fa lo stesso il suo mestiere. Onestamente non lo so, quando monterò il video, lo riascolterò, mi farò un'idea anch'io. Ritornando al discorso dei decibel, vi dico solo una cosa, che quando ho fatto la registrazione dei test sono riuscito a mandare in protezione uno dei monitor. Cioè, la serie pensavo di averlo distrutto, perché improvvisamente è diventato muto, probabilmente ha dentro un limiter che è passato un certo volume, è successo qualcosa. Sarebbe stato bello vedere sui giornali scritto giovane chitarrista bergamasco, giovane, ok, chitarrista bergamasco, chitarrista, bergamasco, no, non sono manco bergamasco al 100%, vabbè, si sarebbe letto che un pirla, ecco, questo forse è la definizione giusta, era morto trafitto dal woofer di un monitor mentre faceva dei test, diciamo a volume leggermente più alto del normale, nel suo studio. Ci vediamo la prossima volta.